Riga, signora Sindaco, signore e signori. Tedeschi e italiani condividono molte tradizioni. Il 29 giugno di ogni anno commemoriamo i padri della Chiesa Pietro e Paolo. Secondo la tradizione, Gesù disse a Pietro: su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non preveranno su di essa. Quando la mattina del 29 giugno 1944 gli abitanti di questa cittadina si radunarono nella chiesa, dovettero temere le porte degli inferi come mai prima. Le truppe della Wehrmacht entrarono a Civitella da più parti. All'interno il parrocco Donalcini stava celebrando la Santa Messa, fuori invece infuriava la violenza. I militari tedeschi inseguirono gli abitanti attraverso le strade e diedero fuoco alle case. Neanche la Chiesa non poté proteggere i fedeli. Essi furono trascinati fuori. Più di 240 persone furono uccise, soprattutto uomini, ma anche donne e bambini. In quel giorno sangue e fiamme tinsero di rosso Civitella. Oggi sono davanti a voi quale ministro degli affari esteri tedesco e non riesco a concepire ciò che i tedeschi hanno fatto 70 anni fa. Sono sconvolto e mi vergogno profondamente. Con sentimenti di vergogna e di lutto mi inchino dinanzi ai morti della strage di Civitella. Ai qui presenti, ai sopravvissuti, alle vittime ed ai loro discendenti, voglio dire, noi tedeschi sappiamo quanta responsabilità abbiamo sino ad oggi per le atrocità commesse dai nostri connazionali. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Germania si è macchiata di una grande colpa anche in Italia. In tutto il paese imperversarono con tanta efferatezza la Wehrmacht e le SS. Ne caddero vittime decine di migliaia di persone. L'Italia è da secoli meta della sensualità, della nostalgia dei tedeschi. I nostri più grandi poeti, da Goethe a Heine, esaltavano questo paese. Tanto più incomprensibile è la frattura di civiltà che caratterizza stragi come qui a Civitella. Per questo è tanto più importante che noi non rimuoviamo né dimentichiamo, bensì affrontiamo la nostra storia traendone i giusti insegnamenti. Anche questo fa parte della nostra responsabilità per i morti di Civitella. Ringrazio coloro che mantengono viva la memoria.
I testimoni di allora, i dissidenti, gli storici esperti e semplici cittadini impegnati, italiani e tedeschi, si adopereranno affinché sia portata luce nel buio, affinché oggi possiamo vedere ciò che domani non dovrà mai più avvenire. Molte di queste persone impegnate sono quest'oggi qui con noi e nei prossimi giorni si incontreranno per la prima volta i sopravvissuti e i discendenti della strage di Civitella con i discendenti degli autori di questo eccidio. Provo il massimo rispetto per questo passo coraggioso. Civitella, Sant'Anna di Stazzema e Marzabotto sono i luoghi dell'orrore, ma sono divenuti anche luoghi dell'incontro e della riconciliazione. E questo è qualcosa di prezioso. Il lavoro della Commissione Storica Italo-Tedesca è stato un segnale di questa comunanza. Con il suo fondo per il futuro, il governo federale continuerà a sostenere l'approfondimento e la memoria. Anche l'ampliamento del centro di documentazione qui a Civitella viene supportato in questo contesto. Signore e signori, ieri ricorreva il 100° anniversario dell'attentato a Sarajevo. 75 anni fa il Reich tedesco ha scatenato la seconda guerra mondiale. A Civitella ricordiamo oggi fino a dove possono portare le guerre all'eccesso della violenza. Che noi dopo questo orrore siamo potuti diventare nuovamente amici, questo dobbiamo anche alla vostra disponibilità alla riconciliazione. Grazie per avermi dato l'opportunità di parlare quest'oggi e chiedere perdono per ciò che è imperdonabile. Nell'Unione Europea siamo oggi uniti da vincoli di amicizia. A nessuna crisi economica deve essere consentito di spezzare questa solidarietà europea. E nessuna crisi politica deve indurci a considerare di nuovo la guerra come soluzione. Questo lo dobbiamo ai morti del 29 giugno 1944. Le porte dell'inferi non potranno più prevalere né a Civitella né a Trove in Europa. Grazie.